siamo al Circolo Tennis Cervia per la terza puntata consecutiva negli ultimi tre anni di Circolo Tennis Romagna, perché è un club che è in ascesa, è un club che ogni anno aggiunge un tassello importante dal punto di vista tecnico alla sua attività. Siamo partiti con un circolo che doveva organizzare una struttura tecnica di un certo tipo e diciamo che la stiamo vedendo con i nostri occhi. Quest'anno parliamo con due protagonisti della squadra di Serie C che ha stravinto la prima fase del proprio girone e si presenta come una delle principali, diciamo, teste di serie, non usiamo altre parole, del tabellone regionale ad eliminazione diretta, che poi mette in palio i posti per guadagnarsi la promozione in Serie B. Allora, siamo con il responsabile del settore tecnico del Circolo Tennis Cervia, il maestro Paolo Panbianco, ed il maestro Riccardo Rondinelli. Con loro parleremo di questo felice momento del tennis qui a Cervia, e perché la stagione sta per partire. Siamo primi di maggio, quindi tra tornei e campionati stiamo per entrare nel vivo. Allora, Paolo Panbianco, da dove partiamo? Partiamo dall'attività indoor, che pure vi ha visti protagonisti, oppure partiamo dalla Serie C fantastica, 5 vittorie su 5 finora, quindi c'è poco da dire. Ciao Alessandro, bentornato, ci fa molto piacere averti qui, abbiamo la fortuna ogni anno di rivederci e di poter parlare di questa attività che il Circolo Tennis Cervia fa tutto l'anno. Tu hai già anticipato dei campionati a squadre. Vorrei ricordare che in questo momento si sta svolgendo un torneo giovanile Under 10, 12 e 14 maschile e femminile, che sta arrivando alle battute finali. Per quanto riguarda il circolo, grazie anche all'innesto di Alessandro Rondinelli, il fratello di Riccardo, abbiamo disputato una buonissima prima fase di Serie C, abbiamo sempre vinto e vogliamo essere coi piedi per terra, giochiamo partita su partita, rigiocheremo il 28 contro lo spareggio fra una seconda e una terza, il nostro obiettivo è ogni partita dare il meglio, poi si vedrà, ecco, quello che arriverà. La stagione invernale è stata molto interessante, piena di manifestazioni, abbiamo già avuto un torneo di terza categoria, il Memorial Mario Borghetti, con 240 iscritti. A livello di squadre abbiamo giocato il Mirgori, abbiamo perso in finale, abbiamo disputato il Nonantola al Palmieri, direi con dei buonissimi risultati, e anche a livello giovanile stiamo giocando sia l'Under 12 che l'Under 16 maschile la seconda fase, e i nostri ragazzi si stanno ben comportando in tutte le manifestazioni. Vorrei ricordare un'altra importante tappa: il 13 di questo mese inizierà un torneo open dal 13 al 21 di maggio, in cui abbiamo un partner molto importante, che è la Jaguar d'Italia, che per il vincitore del torneo ha dato la possibilità di andare a Wimbledon e vedere una giornata intera nel centrale. Cosa che tu, da esperto di tennis, sai che sia una cosa molto difficile: trovare un biglietto per il centrale di Wimbledon è praticamente impossibile, quindi mi auguro che sia un torneo veramente di livello. Molto bene Paolo, infatti questa è una novità, il torneo Open. Tra l'altro, quando si parla di Open, insomma, quest'anno vi trovate in prima linea, perché come organizzatori ma anche come giocatori, no Riccardo? Perché fra te e tuo fratello Paolo, questi Open non dico che li potete vincere tutti, ma siete sempre lì, semifinali, quarti, finale. Ecco, anche per te si apre una stagione dove in prima linea come tecnico e come giocatore quest'anno ti vedremo un po' di più magari nel circuito. Tanto buongiorno a tutti, e sicuramente farò il torneo l'Open qui il 13, e dopo farò quasi ovviamente anche tutti i tornei della zona Open, e poi spero di stare in forma per il 28 di maggio per lo spareggio, per andare alla fase nazionale, ecco, quello diciamo è il mio primo obiettivo,
Non ho giocato tutte le partite quest'anno perché ho avuto un problema alla spalla, però penso di essere in forma per quella data, ecco. Alessandro, ricordiamo i ragazzi di questa Serie C, ecco. Anche perché, devo essere sincero, l'anno scorso lo zoccolo duro del circolo, i giocatori più anziani portavano tanti punti, mentre i nostri giovani non sempre riuscivano a vincere la partita. Invece quest'anno, grazie a Dio, abbiamo avuto molte soddisfazioni anche dai nostri ragazzi, perché la federazione obbliga a far giocare un giocatore del vivaio, e quest'anno hanno giocato Paolo Mazzavillani, Giacomo Baldi e mio figlio Pietro Panbianco, e oltre ovviamente a me, Riccardo e Rondinelli Alessandro, che ho ricordato prima, e a Umberto Crocetti. E devo dire che i ragazzi del nostro vivaio quest'anno veramente ci hanno dato tanti tanti punti, ecco. No, è una cosa importante perché, come dicevi giustamente tu, quest'anno avete una squadra più ampia, più molto competitiva in tutti i settori, anche a livello giovanile. C'è Paolo, Paolino Mazzavillani, che mi dice è combattuto in questa Serie C, quindi vuol dire che nel suo ruolo ha pochi avversari, almeno in queste prime 5 giornate. E quindi, e poi c'è tuo figlio, insomma, e poi c'è Alessandro Rondinelli, con il quale avete ampliato un po'. Insomma, è una squadra che, fatti i debiti scongiuri, la vediamo almeno nel tabellone nazionale. Riccardo, tu cosa dici, Riccardo Rondinelli? Ah, questo ce lo auguriamo tutti, anche perché dai, siamo una bella squadra, un bel gruppo. Sono contento di questo innesto giovanile di Baldi e di Paolino, anche perché penso che il campionato a squadre faccia crescere molto i ragazzi, perché sono abituati sempre a giocare a livello, cioè comunque questo è uno sport singolo, e invece il campionato a squadre tu giochi per una squadra, quindi hai più responsabilità. Secondo me i ragazzi si responsabilizzano molto, ecco. Si crea il gruppo, si crea l'amicizia, insomma, si fa un bel gruppo che poi può anche puntare ad altri traguardi. Dietro noi stanno allenandosi, li vedo, Giacomo Baldi e Paolino Mazzavillani. Dopo magari li sentiremo, perché sono stati anche loro protagonisti di questa magnifica cavalcata. Ecco Paolo, tornando, noi siamo venuti qui 3 anni fa e abbiamo visto un settore tecnico che si stava incominciando ad abbozzare, no? E stavi delineando un gruppo di giovani che poi si sta facendo strada, ecco. A distanza di 3 anni ci sono stati dei progressi notevoli. Vediamo Nicola Tocci da quell'altra, ecco, dietro, ecco, Nicola, ho visto prima Nicola Tocci che sta andando particolarmente bene in questo avvio di stagione, insomma, anche nei tornei giovanili, è un under 14 ancora. Ecco, si sta delineando un po' il tuo progetto, quando sei arrivato qua, di creare un gruppo di giovani che poi potesse, diciamo, nell'arco di qualche anno dare il cambio anche ai giocatori più maturi? Guarda, la scuola è in continua evoluzione. Quest'anno abbiamo più di 50 bambini e il 70% di questi bambini sono under 10, quindi tuttora è una scuola molto, molto giovane. Fra virgolette, le punte di diamante ne hai già parlato tu con Paolo Mazzavillani, Nicola Tocci, Giacomo Baldi, tutti i ragazzi che sicuramente nel giro di un paio d'anni potranno sostituirci, secondo me, più che mai egregiamente nelle massime manifestazioni. E proprio per questo quest'anno abbiamo deciso anche di fare una squadra minore, la squadra di D2 maschile, che anche qui avrà dei giocatori di esperienza come Gabriele Guerrini, il maestro Gabriele Guerrini, e l'ex giocatore di calcio Stefano Torrisi, e assieme a loro due giocheranno Nicola Tocci, Gianmarco Gabbanini, che è un nuovo acquisto del circolo. E piano piano cercheremo anche di inserire i ragazzi della squadra under 16 che si stanno allenando qui oggi, che sono Turci Giacomo, Mazzacurati Andrea, Giovanni Di Caprio e Enea Castelvetro, tutti ragazzi che attualmente stanno militando in quarta categoria, e pian piano stanno crescendo, e la speranza è di 1-2 anni fare squadre
fare le squadre maggiori con loro, ecco. Il processo non è facile, è abbastanza impegnativo, però le prerogative ci sono tutte. Fra le altre cose, questa è una notizia dell'ultimo momento, da giugno si unirà nello staff tecnico anche Alessandro Rondinelli, fratello di Riccardo, che non sarà solo un giocatore di Serie C, ma parteciperà alla crescita dei ragazzi e dei giovani di questo circolo. Allora, vogliamo ricordarlo, lo staff tecnico del circolo tennis Cervia al completo, perché ci sono anche altri soggetti, il preparatore atletico, magari Paolo, se vogliamo ricordarli tutti, e poi dopo vogliamo anche parlare del contributo che è importantissimo a livello dirigenziale di Andrea Mazzavillani, che ha questo ruolo di praticamente presidente in pectore del circolo e di ex giocatore di notevole livello, quindi è un po' il direttore sportivo anche del club, perché ne capisce veramente tanto di tennis. Ecco, però parliamo un po' del quadro, così diamo tutti i giusti meriti. Ma guarda, faccio fatica a nominarli uno alla volta, perché sembra quasi che io faccia una classifica, ma in realtà sono tutti bravissimi ragazzi, bravissimi maestri che lavorano tutti quanti benissimo. Tu hai già abbiamo già presentato Riccardo qui alla mia destra, ho ricordato io Alessandro Rondinelli, abbiamo anche Andrea Godio, allenatore istruttore di secondo grado, anche se sta facendo adesso la scuola maestri per diventare maestro nazionale, e abbiamo come preparatrice atletica la professoressa Anna Giunchi. Hai ricordato tu Andrea Mazzavillani, il suo lavoro, anche se molte volte non si vede, perché è un lavoro dietro la scrivania, è un lavoro impagabile, ci mette veramente anima e corpo in questo, ci crede tantissimo e ci dà veramente una grossa mano, ecco, dal punto di vista organizzativo. Ecco, allora Riccardo, ci sono, parliamo dei ragazzini, quelli piccolissimi, piccoli piccolissimi, che forse tu segui bene in maniera specifica, anche lì vedi che c'è un progresso nei numeri, nella qualità di questo movimento? Sì, sicuramente abbiamo avuto un grosso miglioramento con i piccoli. Abbiamo diversi under 10 che iniziano già da quest'anno, abbiamo iniziato a fare i tornei under 10, abbiamo due o tre bambine che sono brave, che inizieranno l'anno prossimo a fare tornei. No, abbiamo un discreto numero di bambini under 10, come diceva prima Paolo. Speriamo di coltivarli per bene, noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, e secondo me se ci mettiamo il nostro impegno tireremo fuori sicuramente qualcosa di buono. Ecco Paolo, l'altro aspetto che volevo, di cui volevo parlare con te, era poi il campionati over, dove il circolo tennis Cervia è tradizionalmente molto forte, perché ha dei maestri, dei tecnici che sono stati dei grandi giocatori e che ancora a livello over, tu non so quanti campionati di italiani veterani hai vinto, vabbè che si svolgono qui a Cervia, un po' sei facilitato in questo, però ogni anno vinci uno o due scudetti, ecco. Sei campione in carica anche quest'anno da battere negli over 45. E quindi ecco, parliamo degli over, com'è strutturato quest'anno il campionato, gli over 50, i 45, chi sono i giocatori inseriti in squadra? Allora, la squadra over 50 è composta dal maestro Gabriele Guerrini, da Pigaiani Luca e Battistini Fabio. Stanno giocando i quarti della fase regionale e a giugno si sono già qualificati per la fase nazionale. La squadra over 45, composta da Farolfi Giovanni, maestro di Bologna, da Massimo Tonti, maestro di Cattolica, da Stefano Torrisi e da me. A giugno inizieremo la fase nazionale over 45. L'anno scorso siamo arrivati secondi, abbiamo perso in finale al championship tiebreak del doppio decisivo. Devo dire una sconfitta che ancora fa male,
e ci stiamo mettendo tutto, preparandoci, ci stiamo preparando per cercare di rifarci, ecco, perché è veramente una sconfitta che il solo pensiero ancora ci fa soffrire, a noi del Circolo Tennis Serbia. Allora, una domanda per concludere questa prima fase, questo viaggio qui all'interno del Circolo Tennis Serbia è: quali sono gli obiettivi? Perché ognuno ha di fronte a sé degli obiettivi per il proprio settore. Partiamo da Riccardo Rondinelli: che cosa vorresti fosse realizzato al termine di questa stagione per quanto di tua competenza? Sicuramente la promozione in Serie B è l'obiettivo che mi pongo come giocatore. Come maestro sicuramente vorrei che tutti i bambini della scuola potessero continuare il percorso anche quest'estate, perché abbiamo un po' d'estate un discreto un numero minore di bambini della scuola Satten. Vorrei, ecco, il sogno sarebbe che tutti i nostri ragazzi continuassero anche d'estate a giocare, e i bambini che abbiamo nell'under vorrei che iniziassero a magari a vincere qualche torneo, dai, per loro più che altro. E per finire, ecco, tutti i nostri ragazzi dell'agonistica migliorare almeno di una classifica ognuno la loro classifica, ecco, tutto qua. Paolo, invece tu quanti scudetti vorresti vincere? Uno, vabbè, se i campionati individuali ti vedono sempre tra i favoriti, invece quello squadre, poi ecco altri progetti che hai in testa, ecco, cosa ti piacerebbe portare a casa? Ma guarda, da giocatore, Riccardo ha già anticipato la promozione in Serie B. A livello di squadre, vorrei finalmente riuscire a portare a casa il titolo italiano a livello over 45, anche se quest'anno io sforo i 50, quindi passo over 50. Ci saranno a fine ottobre, inizio novembre i campionati del mondo a Miami, forse parteciperò come Italia e chissà, ecco, chissà di non riuscire a portare anche a casa un titolo mondiale. Bello. Come sarebbe la squadra azzurra? Tu? Molto probabilmente Enrico Casadei, Giovanni Pacchioni e Massimiliano Pace. Una squadra rodata che ha già vinto, molto, molto compatta, che ha soprattutto la forza è sicuramente il fatto che ci sono tutti giocatori forti, quindi abbiamo tre incontri, due singoli, un doppio, veramente molto forte. Chi gioca in campo sicuramente dà il massimo, e quindi staremo a vedere, ecco. Per quanto riguarda il circolo, invece, quest'anno organizzeremo 8 tornei, e non so quanti altri circoli della zona e dell'Italia riescono in un anno a organizzare tanti tornei. Sono 2 tornei giovanili, 3 tornei open, 2 tornei di seconda categoria e un torneo di quarta categoria. La mia speranza è di poter vedere almeno un paio di tesserati del Circolo Tennis Serbia alzare la coppa di primo classificato, ecco. Molto bene, allora, con questa chiacchierata con i tecnici Riccardo Rondinelli e Paolo Panbianco si conclude questa prima fase del nostro incontro con il Circolo Tennis Serbia. Proseguiamo adesso con i giocatori, perché mi sembra giusto, no, Paolo, parlare anche con loro, conoscere le loro ambizioni, che cosa vorrebbero realizzare in questa stagione che è praticamente in asta di partenza. Certamente, ti ringrazio, mi fa molto piacere, ripeto, averti qui. Mi auguro che la cosa possa susseguirsi, proseguire anche negli anni prossimi, perché questo starebbe a significare che il Circolo Tennis Serbia rimane all'avanguardia del tennis regionale, ecco. Grazie Paolo, grazie Riccardo, e ora andiamo a conoscere i giovani virgulti del Circolo Tennis Serbia. Paolo Mazzavillani ha concluso la sua sessione di allenamento e, diciamo,
sei reduce da alcuni tornei internazionali, ti ho visto nel TF Under 18, insomma fai un'attività anche di un certo tipo di livello quest'anno, imbattuto in Serie C, soprattutto imbattuto in Serie C, insomma ti senti di aver fatto un altro progresso in questo avvio di stagione? Tu sei 3-2, no? 3-2. Ecco, ti faccio questa domanda. Sì, ho giocato l'internazionale a Firenze e in Serie C, diciamo che per una volta ho contribuito anch'io a portare dei punti per la squadra. E rispetto all'anno scorso sono contento perché ho visto dei miglioramenti e spero di migliorare ancora e continuare avanti comunque questo progresso. Molto bene, Paolo. Ma cosa, il resto della tua programmazione quest'anno cosa sarà? ITF, Open, oppure fai qualche torneo di terza anche? Ma penso principalmente tornei Open e poi magari anche qualche TF in giro per l'Europa in particolare o anche in Italia, e poi terza categoria penso soltanto magari vicino a casa, diciamo. Benissimo. Allora, grazie a Paolino Mazzavillani, figlio d'arte di Andrea Mazzavillani, che è un nostro grande amico, è stato anche una seconda categoria di notevole valore. E Nicola Tocci, se hai piacere di dire una parola, visto che sei il giovane, giovane proprio giovanissimo, forse più interessante del CT Cervia, e hai già fatto dei buoni risultati anche tu quest'anno nel circuito giovanile regionale Under 14, sei protagonista nel torneo di casa, ti senti migliorato? La stessa cosa che ho chiesto a Paolo, però insomma quando uno inizia una stagione deve sentirsi forte. Sento migliorato, adesso sto giocando questo torneo qui e spero di andare al meglio. Il mio obiettivo è sempre andare avanti, passare sempre di classifica, sempre più avanti, e magari anche qualche ITF giro per il mondo, in Europa. Qualche torneo Tennis Europe volevi dire, Tennis Europe Under 14. Bravo Nicola, quindi ottima promessa. Allora chiamerei Gianmarco Gabbanini, neoacquisto del circolo, sei Cesenate, sì. E, vieni anche da una scuola importante, CT Cesena, quindi con Pacchioni, e ecco, cosa ti ha portato al CT Cervia, cosa ti aspetti di realizzare in questa stagione? Tra l'altro anche tu stai giocando la Serie C, no? Sì, quest'anno purtroppo non ho potuto giocare la Serie C perché non facendo parte del vivaio non avrei potuto giocare. Però è la classifica. Sì, sono 3-3, quindi certamente venendo in questo circolo spero di migliorare tantissimo il mio tennis, è quello che sto cercando di fare in questi mesi. E ho notato subito un metodo di insegnamento diverso e che riesce a rendermi più partecipativo durante la settimana di allenamenti. Ovviamente io faccio anche l'università, quindi conciliare tennis e università è difficile, però in questo momento sta arrivando l'estate, quindi mi concentrerò di più sulla parte tennistica e spero di raggiungere gli obiettivi che mi sono preposto. Ecco un altro giovane virgulto, come abbiamo definito prima, Giovanni Di Capri. Allora Giovanni, anche per te si apre una stagione dove vuoi chiaramente salire in classifica, tanto l'obiettivo fondamentalmente è quello. Per tutti è quello, salire in classifica. E ecco, quali tornei farai? Tornei giovanili, credo, qualche torneo di quarta forse? Prego, dimmi pure. Qualche torneo principalmente qui in giro in Romagna, magari anche fuori zona, tipo Bologna, Piacenza, magari tornei qui anche in Emilia. E poi penso che anche tornei di quarta qui al circolo. E penso che vada bene. Ti ho visto allenarti con un bel gruppo di amici, veramente qui si sta bene a quel livello lì. Anche perché noi ci conosciamo da, io con Enea ci conosciamo da quando avevamo 8-9 anni e con gli altri ci vediamo sempre qui al circolo oppure anche in giro, magari anche con Nicola, quindi sì, sta bene, è un bel ambiente, si cresce bene e a livello tennistico è molto importante secondo me. Enea Castelvetro è un altro giovane della scuola del circolo tennis Cervia, ti abbiamo visto allenare con i tuoi compagni, hai trovato un bel ambiente forse dove crescere, maturare, come ti senti in avvia di stagione? Sì, questo circolo è un ottimo posto in cui crescere ad allenarsi, l'ambiente è ottimo, i campi sono al fuori, soprattutto ci si allena molto bene, i compagni sono
sono bravi anche loro a giocare a tennis, ci alleniamo a vicenda, quindi penso sia un bel ambiente in cui... Classifica? 4-3. Vorresti arrivare? 4? 4-1 è il mio obiettivo per quest'estate, minimo. Quindi penso di fare molti tornei, sia giovanili che di quarta categoria. Spero, sì, minimo 4-1 di classifica. Ora in bocca al lupo a Edenea Castelvetro. Chiamiamo ora Andrea Mazzacurati. E ti chiedo subito la tua classifica, così da lì capisco un po' dove... La mia classifica per il momento è 4-6 e spero di migliorare nel futuro. E questo circolo, diciamo, aiuta molto nel migliorare le proprie capacità e le proprie doti nel mondo del tennis. E spero comunque di migliorare la mia classifica, diciamo, il mio traguardo di questa stagione. Ecco, qual è il tuo traguardo? 4-3, 4-2? Sì, possibilmente 4-3, 4-2, 4-4 anche va bene. Cosa ti piace più in questo club che ti attira maggiormente? I miei compagni, perché sono molto simpatici, mi divertono molto e comunque mi aiutano anche nel mio percorso per migliorare il mio tennis, e comunque anche gli insegnanti sono molto bravi nell'insegnarci, nel spiegarci come si le principali tecniche di gioco del tennis. Molto bene. Allora, chiamiamo Giacomo Turci per concludere questa rassegna dei giovani più interessanti, i giovani del gruppo agonistico del Circolo Tennis Cervia. Giacomo, insomma, tu sei forse un po' più grandino degli altri, ecco, raccontaci un po' la tua categoria e la tua classifica. Allora, io sono 4-4, e ho 15 anni e mi alleno in questo circolo da circa 2-3 anni, e con i miei compagni, che sono fantastici, e mi trovo veramente molto bene, perché questo secondo me è uno dei circoli migliori qui insomma in Romagna, veramente. Volevo dire, non dire che sei più grandino, ma forse è qualcosa un po' più di esperienza, perché sei qui rispetto ad altri, sei qui magari da qualche anno in più, è possibile? Sì, questo sicuramente. E quali sono i tuoi obiettivi? Dove vorresti arrivare? Beh, obiettivo sicuramente 4-1 potrebbe essere sicuramente un mio obiettivo, che cercherò di raggiungere sicuramente, e impegnandomi ogni giorno sempre di più per migliorare. Con l'intervista ai giocatori dell'agonistica del Circolo Tennis Cervia abbiamo concluso questo pomeriggio qui nel club cervese, un club in continua crescita, ogni anno importantissimi progressi, e in attesa anche di seguire dal 13 maggio il torneo nazionale Open maschile, che mette in palio un biglietto per Wimbledon oltre al montepremi di 1000 euro. Grazie a tutti i nostri telespettatori di Circolo Tennis Romagna e al prossimo club.